Signore e signori, benvenuti a Favelas. Guardi, le assicuro che normalmente è molto diverso. Più di così? No, poco meno. Però guardi, le assicuro, ora le chiamo il ragazzo per la valigia, che il servizio in questo albergo è professionale, intelligibile, ma soprattutto intelligente. Aspetti un secondo, un secondo, per favore. Sì, ma che carattere, però. Un secondo. Però io così non posso andare avanti così io, eh. Ah no, se vuoi così allora. O così. Ma io sono circondato da deficienti e travestiti. È normale che mi perdo i clienti, no? Perché quelli di prima erano travestiti. Bella. Questa qua mi è piaciuta, è bella, questa è molto bella. Molto carina, sì. Ma che bella, ma quale bella! Allora, salvato dal citofono. Signor Larsen! Ragazzi, ho riparato il citofono, mi sentite? No, Larsen non si sente, è rotto! Ho fatto uno scherzo! Di mia iniziativa per creare un po' di simpatia. Sì, molto bene, sì. Larsen. Allora, il citofono è riparato, però ho qualche dubbio sull'insegna. In che senso? Adesso va, adesso non va. Adesso va, adesso non va. Glielo dici tu che è intermittenza o lo lasciamo così? Adesso va, adesso non va. Non so che cosa posso... Ho capito. Non posso io. L'avete visto anche voi? Cosa? La mucca. Ma quale mucca? Sarà un effetto collaterale. Palla! Chi è sto Orazio? Signora, Orazio è un modo di dire tra giovani. Deficiente, cretino, deficiente. Basta per piacere tenere un duluro da capo stamattina, che stanotte non c'è anche dormuto. Che sono sti quattro ricchioni di sopra questi tacchetti. Sapete che cazzo conviene? Oh, per piacere, non la fazzi, usci, non la fazzi. No, ma io parlo, io parlo, è il mio albergo, posso parlare. Ehi! Tu lavori? Il mio lavoro. Capello, la voce di quello come un trappere che atrasi, non ti dà fastidio pure a te, non ti dà fastidio, a te. A te personale, non ti dà fastidio. Madonna, se mi dà fastidio, Perrone, pendito. Perrone. Oh, ma cosa mi siete fatto? Ma che cos'è? Un'associazione a delinquere, la vostra. Sai perché c'è questo spazio tra te e la finestra? No. Per i sottotitoli. E non si capisce una mazza quando parla questo. Sottotitoli di mamma! Errore! Intercettazione telefonica numero 1. La novità è che ho smesso con le sigarette. Ormai ero arrivato a 2 pacchetti al giorno. E come fai adesso? Al massimo quando mi viene voglia mi faccio una canna. Bravo! Bravo un cazzo. Adesso fumo 2 pacchetti di carne al giorno. Mi divento la mia felicità. Ti do quello che il mondo ti sta con un'unità.
Che palle! A lavorare, forza! Ma che noia! È una schiavista. Eccomi, cucciolina! Signora Nanda! Signora Nanda! Eccomi, cuccioloni! Signora Nanda! Signora Nanda, però io sono già pieno di problemi. Lei non è che può fare tutte ste robe. Cosa c'è? Cosa c'è? Veloce, perché ho poco tempo. Voglio dire, farmi l'ingresso in pompa magna nella hall. Cioè, voglio dire, visto che fa già un lavoro al limite. Al limite ci sarà lei, Pippone, eh? Guardi che noi quest'anno abbiamo fatturato più di Ibrahimovic. Ho capito. E poi le mie ragazze fanno un lavoro per cui migliorano la società. Ho capito che lavoro fanno le sue ragazze. Volontariato, Greenpeace, Medici Senza Frontiere. No, Baldracche di classe. Buonasera ragazzi. Buonasera. Vorrei la chiave della mia camera, grazie. Ma chi è lei, scusi? Il ragionier Repetti. Oh, ragioniere, non l'avevo riconosciuta. Ecco la sua pedivera del 12. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Ma no. Ma non ci credo. No. Il Repetti è un travestito. Ferdinando Repetti è un travestito. Siamo arrivati. Ma come mai a un certo punto l'ascensore si è fermato? Perché siamo saliti che eravamo in due, poi a un certo punto eravamo in tre. Ah. Ti è piaciuta la posizione del missionario? Sì, però con le valigie in mano, sinceramente, è un po' difficoltosa. Simpatica. Sì. Vuoi il mio telefono? Sì. Vai. Ciao. Grazie. Ciao. Mi scusi. Grazie. Mi scusi. Sì. Ma sì. Signora Nanda, sì? Guardi che qui non cigola niente. Cigola, me lo sistemi perché il cliente si lamenta, il cliente si deve concentrare. Non può stare nel letto che cigola, abbia pazienza, drogato, eh. No, piano coi titoli, eh. Comunque, grazie. Prego, cucciolo. Senta, e poi dica a quei due ciula lì, che stanno sempre con le mani in mano... Mani in mano è poi un modo di dire che qui c'è da sistemare un po' di roba, ok? Vabbè, insomma, incominciamo con questa lampada qua da cambiare. Dai, okay. Cucciolo, mi vengo ad aiutare. Signora Nanda, si fermi. Mi aiuti ad aiutare. Signora Nanda, si fermi, non faccia niente che qui ci non vuole niente. Personale specializzato. Adesso guardi in agenda se il nostro tecnico è libero. Sì, sono libero, faccio io. Si sbrighi per cortesia, perché io ho dei clienti, sì. Non ce la adesso, fa. No, ce la fa o non ce la fa? Su, non forza! Non ce la fa, vabbè. Allora, se non ce la fa, ecco. Ecco le mie ragazze. Le mie ragazze. L'ho sempre detto che per questo lavoro ci voleva un uomo. Hai visto come si fa o no? Adesso mi faccio andare perché c'è l'anitra vicino che mi sta pulendo il bagno. Ogni volta che vado via, quello lì mi aggiunge le ore. Arrivederci! Vieni. Discordare di me,
solitario nella notte va. Se lo incontri, gran paura fa. Il suo volto ha la maschera tigre, Tiger Man, tigre, Tiger Man, tigre, Tiger Man. Ma tu non puoi fare come tutti gli altri che ti guardi un bel film porno e sei contento? Bella idea questa, ci devo pensare. Cosa faccio, scendo a windsurf? Intercettazione telefonica numero 650. Sai, ma stavo pensando, questi 20.000 profughi che sono arrivati, bisognerebbe dargli una casa. Poi niente di che, monolocale. Cioè, scusa, 20.000 profughi in un monolocale? Che cazzo scrivi sul citofono? Comunque ormai è inutile negare. Finalmente, è chiaro, si vede. Penso l'ho detto anche alla panettiera, l'ho detto alla parrucchiera, l'ho detto a quella di sotto, non ci crede la gente, ma si vede ormai, si vede. Si vede. A te si vede forte poi. A te si vede proprio da tutte le parti. Ma che cosa? Si vede che siete una coppia di fatto, no? Cioè, due ricchioni siete, sai, si vede. Lui è quello. Comunque, cosa ci fa qua? Niente, ho mangiato la pasta e ceci e mi volevo fare una passeggiata e poi mi piace stare con voi ragazze. Grazie. Mamma, che bello che voi. Io posso andare alla merceria, no? Ah. Non so se vi può servire, che so, una trinetta. No. Un upertuso. No. Che so, un... un bottone madreperlato? È quello che mi serviva un poco per chiudere la giacca! E vedi che si vede a te, ma non è forte proprio. Si vede dal bottone perlato. Chissà che sesso che fa questo, ma non lo so. Che sesso fa questo? Ma che sesso fa? Come lo frega a me? Il sesso, te lo sogni tu il sesso, te lo sogni la notte, te lo sogni. Comunque il sesso, la parola sesso, ci avete mai pensato? Sesso è bello. Cioè, la parola sesso. Suona. La parola sesso è una scuola, che già quando la menzioni. Sì. No, già quando la così, già vedi la spiaggia bianca. Bello. E vedi la palma. La palma. Cazzo, devi vedere. Cioè, le vedi. Le noci di cocco. La noce di mi siedo, bello qua, bello qua. La noce di cocco, no, vedi il sesso. Non lo so perché, chissà perché. Non lo so, forse perché ci sono quelle tre S messe in fila. No, sono... Eppure la parola S lunga non fa lo stesso effetto, no, eh! No. So